sarebbero un episodio legato a delinquenza comune. È partito poi un colpo d'arma da fuoco che ha ferito gravemente un tifoso del Napoli. Ancora non si è capito da cosa sia stato ferito. Un atto premeditato da parte di chi bisognerà vederlo. Andrea. Un tifoso del Napoli, a nome di tutta la tifoseria, ha detto giochiamo, si gioca. Da questa immagine la TV non torna più indietro. Digerisce in pochissimo tempo il fatto di cronaca accaduto fuori dallo stadio, l'unico assodato per la verità, per concentrarsi su una presunta trattativa Stato-tifosi. È chiaro che loro in quel momento sono interlocutori. Devi trattare con il capo dell'ordine. La trattativa non c'è stata. Non la trattativa. Sto trattando! Ma le immagini che cancellano il vero fatto di cronaca sono quelle che ritraggono il nemico pubblico ideale, che ha tutto per diventare mostro da sbattere in prima pagina. Una maglietta odiosa addosso, le physique du rôle, la posizione assunta nel set, il background familiare e sociale. E soprattutto il nome, che è già di per sé un titolo. Jenny Acarogna. Una sorta di sottopancia automatico ed efficace. Il boccone è troppo ghiotto per la TV, che così spinge, fino a generarne un'icona. Hai chiesto il permesso a Jenny Acarogna se possiamo cominciare Lascia la produzione? L'ormai famigerato Jenny la Carogna. A canaglia, no? Dico bene, Acarogna, ho detto. Sì. Acarogna. Acarogna, no? Acarogna. Acarogna. Chi? Acarogna. Jenny Acarogna. Poi, oltre alla politica che non può mancare l'occasione in campagna elettorale, la TV continua con l'unico linguaggio che sembra conoscere. Avvia una tolkizzazione della vicenda, una trattazione da talk show con i codici propri del genere. La retorica. Una vita umana vale mille coppe dei campioni. Ma non c'è più nessuno che ha un minimo di senso di vergogna. L'inseguimento dei familiari dei protagonisti. Io mio figlio, il capo della Repubblica che doveva trattare. Il gioco delle emozioni. È un'ulteriore umiliazione, è un'offesa a quell'uomo. E la trattazione da casi umani che genera quelle domande alle quali sembra non si possa proprio rinunciare. Qual è il suo pensiero per quell'uomo che ha sparato contro suo figlio? Si sente di perdonarlo. Siete pronti al perdono?